Benvenuti per la prima volta su Scheme di Tower Defense. Il problema è che non sappiamo giocare. Siamo due nabetti. Avremo solo un'ora di tempo per riuscire a shoppare il più possibile e diventare fortissimi. Ce la faremo? Scopriamolo. Sì, non mi giro la testa. Gigino, ma che cosa stai facendo? Perché stai girando come un Beyblade? Perché oggi sono felicissimo, siamo tornati su Roblox. No, si chiama Roblox. Lo so che è passato tempo e non ti ricordi nemmeno come si chiama. Mamma mia, che nostalgia. Non eravamo qui solo da molto tempo. E io ancora non mi spiego come sia possibile che nella realtà sei un nano, ma su Roblox sei due volte più alto di me. Ora me lo spieghi. Ma guarda che io in questi mesi sono cresciuto, Se ti mangi i fagioli doping. Vabbè, allora Gigino, siamo su una modalità che non abbiamo mai giocato, ma che è super virale in questi tempi. Indovina come si chiama. Volevo che ci vuole qua. No, non si chiama così, però ci sei andato veramente molto vicino. Ti do un'altra possibilità. Peneland, guarda qua, quanti ce ne sono. No, non può essere quella lì che hai detto. Non lo voglio ripetere, per piacere, questi non sono P, ok? Ok. Secondo me sono P. Siamo su Scheme di Tower Defense. Io adesso ti porto un pochino a fare un giro di prova, no? Perché io scommetto che tu non sai come si gioca. Beh, non lo so nemmeno io, però almeno so spiegarti almeno un minimo quello che si deve fare. Noi adesso verremo teletrasportati in un'arena. Ok, wow. E dovremmo votare la difficoltà. Io direi di iniziare con Easy perché siamo due nabetti. Ho votato anch'io Easy perché io non so come si gioca. Mi devi insegnare. Sì, allora ti spiego. Praticamente adesso usciranno degli Scheme di Tower da qui dentro, li vedi? Ma sono piccolini. Vabbè, ma perché sono piccoli adesso? Che è questo? Poi tu nell'inventario tu hai delle truppe. Vedi che c'è scritto numero 1 e c'è la truppa? Sì. Ecco, devi piazzarla qui vicino alla strada, così che ti può ammazzare gli schibidi. L'ho piazzata! Però girala bene, non deve essere girata lontana perché sennò colpisce storto. Vedi che sotto hai delle monete. Tu ogni cento mi pare, sì, ogni 100 puoi piazzare uno speakerman. Ok, ma si potranno upgradare, penso. Certo che si potranno upgradare, Gigino. Però vanno messi, mettili all'inizio, non metterli così tanto lontani. Ma questo mi sta attaccando. Non ti sta attaccando a te. Sta andando dritto. Sono le nostre truppe che ci penseranno. E il problema è che adesso non abbiamo abbastanza soldi per poterci difendere. Quindi skipperemo la prossima fase e aspetteremo che gli altri moriranno, così da guadagnare altri soldi. Ecco, vedi, io ce li ho. Piazza subito questo qua. Ma io sono ok. No, è rimasto vivo. Aspetta, ci penso io. Eccolo. È vinta. Non è vinta. Il problema è che adesso bisognerà anche da quest'altra parte. Allora, Gino, però immagino tu abbia capito che siamo dei nabetti. Non abbiamo praticamente niente. Le nostre truppe fanno schifo. E in questo modo non andremo da nessuna parte. E qui non è che vuoi fare la mossa del trichecco. La mossa del trichecco? Dipende che cosa intendi per mossa del trichecco. Lo sappiamo, mi son capito da solo allora. Devo capirlo anche io, perché se no non capisco che cosa tu intendi, capisci? Shopping? Sì, useremo dello shopping. E il problema è che avremo un'ora a partire da adesso. Cosa devo fare? Aiuto! Allora, adesso devo completarci prima questo giro di prova che sta continuando a sfornare cose. Guarda quanti ce ne sono! Ma io direi forse non è ora di potenziare. Allora, io direi piazziamone prima 15, perché devono essere massimo 15. Poi dopo li potenziamo. E una volta aver potenziato un po', io direi che torniamo in lobby e sciopazziamo tutto quanto. Dov'è che torniamo in lobby? Torniamo in lobby le sgoschi. Il problema però, Gigino, è che si può sciopazzare solo se noi vinceremo. Perché se perdiamo, ce lo prendiamo nel cool. Mi sa che lo stiamo per prendere nel cool. Dici? Guarda questo spider toilet, aiuto! Sono un po' troppo potenti, mi sa, Aiuto! Ma io potenzio, nessuno mi vede, stiamo tutti zitti. Vabbè, potenza, fai quello che devi fare, piazza. Basta che comunque mi aiuti a spaccare sti cosi, che sono troppo potenti. Ma non ho i money, non ho cash, non ho soldi, aiuto! Vuol dire che non stai facendo bene il tuo lavoro. Guarda questo cesso, quanto cavolo va veloce. C'è gente da me, aiutami!
Questo sempre tu. Quando sbagli devi cagarti sotto, devi correre nel cesso. Miseriaccia, miseriaccia. Ci no, sono 20.000 tizi. Ci stanno penetrando. Aio, no. Ci penetrano. Mi metto davanti. Non puoi metterti davanti, non serve a niente, non serve a niente. Allora, sono dinanzi, sono dinanzi. No, abbiamo lose. Cosa lose? Vendi le truppe, vendi le truppe, spacca tutto. Cosa devo fare? Abbiamo perso. Uffa. Vabbè, torniamo in lobby. Abbiamo capito che a quanto pare non fa per noi. E che forse per riuscire a battere anche la wave più facile di tutto il gioco avremo bisogno sicuramente di rinforzi. Solo che noi siamo da soli. Siamo solo noi due contro il mondo. E quindi non ce la faremo mai. Ma ora è arrivato il momento. Non sarai l'unico a shoppare. Perché in questi mesi di duro lavoro ho fatto il cash. L'ho tutto trasformato in Robux. Robux. Cioè, quindi lavoro di mesi, mi immagino tu abbia 20 miliardi di milioni di Robux. No, hai sbagliato. Quanti di più? Di più? 20 euro. Ma, cioè, tu in 20.000 mesi hai fatto 20 euro di Robux. Sono pochi, ma c'erano le tasse. Cosa sono le tasse? Se tu apri il tasto shop, puoi vedere che si possono acquistare dei pack. Allora, io già qui vedo il toilet starter pack per 400 Robux. Io direi di shoppazzarlo subito, perché secondo me è molto worth. E infatti eccolo. Lo vado a shoppazzare anch'io allora. Pam! Shoppazza tutto. Allora, tu quanti Robux hai in giro? Perché bisogna pensare in modo giusto e conveniente. Vale, io ne ho 1.300. Ok, 1.300. Non so tantissimi, però. Allora, va bene. Lo so. Tu ne hai 1.300. Io ho 2.000 monete in questo momento, grazie al pack che ho shoppato. Ma se vedi giù, ci sono delle unità esclusive che possiamo shoppare con pochi Robux. Io direi di prenderle. Tutto, no. Prendine qualcuna. Prendi quelle che ti piacciono di più. Io prendo lo scienziato TV Man e il Maze Cameraman. Tu prendi magari lo Shield Cameraman e lo Speaker. No, ne prendo solo uno. Ma come solo uno? Dobbiamo attrezzarci. Serve più roba, più gente. C'è crisi. Ma quale crisi? Ok. Ora, se io apro lo shop, no? C'è un altro posto che posso comprare. Cioè, a cosa mi servono le monete? Io non so niente. Cos'è trading? Trading, possiamo scambiarci i cosi. Il problema è che io non voglio scambiare i miei cosi con te, sinceramente. Dai, scambiamo. Non voglio scambiare assolutamente. Vieni qua, stammi lontano. Qua, oh. Serve il VIP. Devo essere VIP e prendere questi P. Com'è che si fa? Allora, un VIP. Non lo so se conviene shoppare il VIP, sinceramente. Ma io voglio capire a che cosa servono i coin. E questo che cos'è, questo mega palazzone? Oh, Samuel, io entro, mi sa, sì. Entra. Ecco a cosa servono le monete. Interessante. Allora, con 900 monete mi summono a ben 10 cosi. Io direi di farlo, che dici? Lo faccio anch'io. Vai, 3, 2, 1, shoppa! Che schifo. Ma io non ho preso nessuno. No, tu li hai presi, ti sono usciti, ma mi ha dato tutta roba penosa, schifosa. Mi sa che ne apro un altro, sono pazzo. No, aspetta, io devo capire. Guarda qui, ma li posso vendere? Ma dov'è che ce li hai tu? Io non ho niente. Se tu clicchi su Uniz, ti escono tutti. Ce l'ho. Il problema è che sono tantissimi, tutti uguali poi. Ma infatti dovremmo... Allora, io li vendo, in teoria si possono vendere. Ma valgono 5 coin. Veramente uno schifo assurdo. Allora, io li vendo tutti quanti, cioè io vendo tutti i doppioni. Non so se è una cosa giusta, però se penso di sì, cioè a che mi servono i doppioni? Quindi piazzo questi qua e confermo il sell. Yeah! Ok, hai vendato 135 dollari. Non so se mi serviranno, però va bene, li ho presi. Ora che abbiamo shoppato, Gigino, io direi di partire in una zona diversa. Io non so qui cosa ci sta, io leggo desert.
Ma io credo che sia più complicato. Allora, adesso abbiamo Easy, Medium, Hard e Nightmare, proprio come prima. E adesso, sinceramente, io vado su Hard. Perché mi sento forte, mi sento cazzuto. 50 waves, io riusciremo a sopravvivere, io lo so. E adesso facciamo autoskip e preparati, perché ora partiranno in maniera potentissima. Allora, senti, il mio, non capisco se ma aspetta, ma il mio sta spaccando oppure no? Lo vedo fermo. Ma il tuo è un po' un deficiente. Ah, no, ecco. È lento ma violento, vedi. È lento ma violento, è bella questa. Allora aspetta, se è lento ma violento, io non voglio piazzare lui, lo vado a vendere e mi vado a piazzare anche io Uomo Laser che no. Dovrebbe prendere una bella traiettoria, ecco. Ok, tu lo metti lì. Ah no, aspetta. Allora io metto questo di qua, che è quello che costa poi di più. Poi lo andiamo anche ad upgradare. Guarda come Uomo Laser sta facendo il suo dovere. Bisogna sfruttare al meglio i range, perché ogni tizio ha un range molto alto di questi qui, che sono forti. Io adesso metto un mio cameraman qua, così ti rubo la scena. Ecco qua. Ma l'hai messo proprio all'entrata. Ma mettilo almeno un pochino indietro, così non gli è nemmeno il tempo di entrare. Ma è un po' scarso, si vede. No, ti deve rubare la scena. Ma non mi ruba la scena, mi devi aiutare. Siamo un gioco di squadra. Allora, Peppino, quanti ne stanno uscendo? Potenziamo, ma non fa niente questo uomo scuro. Allora, io metto questo qua, vediamo se serve. Poi io lo piazzo, non lo so, nel dubbio potrebbe servire. Siamo alla wave numero 8. Dobbiamo arrivare alla wave numero 50 per riuscire a sopravvivere su tutte quante. E la madonna, secondo te ce la facciamo entro stasera? Ma certo che ce la facciamo, guarda. T'ho messo anche una barriera. Ah, ma come una barriera? Questa barriera io la vado a mettere proprio verso la fine. Così in caso dovessero arrivare là e dicono io adesso ti spacco tutto, noi ci piazziamo una barriera, così avranno molta difficoltà. E puoi andare un attimo qua all'entrata, che sta succedendo qualcosa di incredibile. Vai a vedere. C'è un boss toilet. Cacchio, questo qui. Vai, attento. Questo qui è bello forte. Tocca mettere infatti. Super barriera. Messi. Non posso essere Messi. Messi, un giocatore. Allora, mettiamo questo qui. Deve aiutare il nostro laser. No, c'è uno alla fine, vieni. Come c'è uno alla fine? Vicino, questo l'ho piazzato io prima. Non è un tizio. Ma sei sicuro? Sì. Guarda bene. No, guarda. Ma questi ma questi sono i tuoi! No. Ma perché hanno la forma di un pezzo? Cino, non puoi fare questo! Ma chi li ha messi qua? Li hai messi tu! Ma chi era Brian? Ma vieni qui, che c'è gente forte, c'è un uomo gigante! Ma sì, ma qua è come giocare contro i bambocci, tutto easy! Beh, i bambocci di sto gran cavolo! Questi qua mi sembrano veramente cazzuti, non mi sembrano per niente facili! Comunque, vedi, abbiamo sciopazzato e subito stiamo facendo la differenza! Ma non vorrei dire, ma questo ragazzone qua davanti a me mi sa che passa! No, tranquillo, vada distrutto! Allora, però adesso dobbiamo stare attenti, Gigino, perché io ho quasi piazzato tutte le truppe, non so te. Anch'io. Ok, le abbiamo quasi piazzate tutte. Il problema è che adesso abbiamo quasi finito la possibilità di piazzare le cose, quindi dobbiamo soltanto potenziare a questo punto. Ma guarda che potenziare serve tanto, quindi... Quindi bisogna muoverci anche, quindi potenzia bene tutto. E datti anche una mossa, che qua sono troppi, quanti ne sono? Ma non ho cash. Mamma mia, Gigi, ma è grazie che non hai cash. Se tu piazzi la gente lì giù, è normale che non ti ammazzano le persone, non ti fanno guadagnare. Li vendo tutti. E poi non hai cash, ne hai 1800. No, mi ha sgamato. Sono passato... Oh, cavolo, no, aspetta, che questo qua si penetra bene. Vai, vai, potenzia. Tu hai finito le truppe, vero? Mi sa proprio di sì. Mannaggia, la puzzarda. Allora, aspetta. Io sono in ansia. Aspetta, no, li ammazziamo, Li ammazzi? No, non può entrare. Non può entrare nella nostra base. Entra. Mettiti. Non entra! Io vorrei muovere qualcuno che ci avevo. Penso proprio. Aspetta! Attento
Gino, questo è un problema veramente critico. Allora, tocca vendere delle cose all'inizio e potenziarle e portarle lì alla fine. Perché sennò siamo messi male, Gino. È finita. Muoviti! Dove sono? Allora, per fortuna abbiamo messo il super coso. No! Okay. Mette questo! Io sono sempre scelto opposto. Scelto opposto. Piazza bene, 25. Forse alto, abbiamo chiesto un po' troppo. Abbiamo perso. È troppo difficile. Scelto opposto. Che vuol dire scelto opposto? Vabbè, comunque sì, è abbastanza difficile. Però abbiamo fatto progressi e sappiamo che avendo superato 27 wave avremo finito almeno la cosa facile. Ricordati, pensa almeno il lato positivo. Sì, eravamo arrivati alla fine, poi è successo qualcosa e siamo di nuovo qui, non gioco più. No, tranquillo. Ma aspetta, ma io posso equipaggiare due cose contemporaneamente? Cioè, se io mi compro un altro di questo qui, che mi sembra veramente molto molto forte, no? E adesso lo compro. Ok, io lo posso mettere. Ok, l'ho acquistato. Se io lo vado a mettere tra le unità, magari lo vado a mettere al posto di questo qui che mi fa veramente schifo. Quindi metto questo. Sì che posso. Ok. Sottopoto? Non parla, ma è una lingua tutta tua questa, mi è nuova. Ho appena attivato la pozione fortunata. Ma come hai attivato la pozione fortunata? È letteralmente inutile, penso. Secondo me mi renderà un ragazzo più fortunato. Dai! Vabbè, Gino, l'importante è che tu sei contento di questa cosa. Mona! Io direi di andare a shoppare l'exclusive Spider Crate. Ovvero questa cosa che costa ben 200 gemme. Che ci ha dato? Che mi ha dato? Non ho abbastanza gemme. Ah, costa gemme. Quindi ho bisogno di 200 gemme. Che problema c'è? Si shoppa. Ho già speso tanti Robux comunque. Io non voglio farlo anch'io, sai? Sì, vuoi farlo anche tu? E fallo, vai. Purchase successful. Ma e dov'è? Io ho fatto successful, però non so se ho qualcosa adesso. Cos'ho? Non ho niente. Non ho niente. Cosa ho sbloccato? Oh, cos'è? Cos'è sto coso? Apriamo il crate. Oddio! Oh! È uscito un balazzo! Oddio! Cos'è? Non ci credo! Cos'è? Mi è uscito uno speaker spider! Come uno speaker spider? Sì, tu cos'hai? Mi sa che è quello più scarso. Davvero? Sì. Togli dai 50 ai 400. Ma io ne apro un altro! Io ne apro un altro perché adesso avremo il potere! Vai, dammi una parte! Oh, camera spider! È uguale. Come uguale? No, è un altro. Ma vediamo se fa schifo. Ma vediamo. Unità. Camera spider. Non è male. Questo qui però non mi gusta, quindi lo lasceremo lì nell'oblio. Ma adesso, Gigino, se tu vuoi diventare un vero pro player, dovrai affrontare la modalità più difficile di questo dannato gioco. Ma la modalità nightmare? No, stiamo parlando della Endless Mode. Una nuova uscita. Proprio qui. È qui, Gigino. Devi venire qua. No, volevo farti vedere una cosa. Che cosa? Che cioè, l'Endless Mode, sì, ma se vedi, no? Black sono io. Non sei Black. L'ho già fatto. Ma vieni, non è vieni. Vero, dai, andiamo. Faccio vedere come si vede. Che cosa succede? Allora, Gigino, adesso preparati perché stiamo per entrare in una delle cose più difficili che ci possa capitare. Sto per partire. Preparati. Allora, qui abbiamo il nostro camp, ok? Io direi di mettere qui dietro tutti quanti i muri possibili. Mettiamo proprio muri. Metti tu, io non ho muri. No. Ah, cacchio, però non ho soldi, quindi non avendo soldi non posso piazzare muri. Allora, quindi facciamo così. Ok, messo il muro alla fine. Una volta aver messo il muro, adesso devi piazza un po' di roba anche tu lì, muoviti! Zio, 6 euro! Sì, ma hai messo quello schifoso, stai sbagliando tutto!
Come quello schifoso? Ma lui spacca. Ma non spacca niente. Adesso come li ammazziamo questi? Non devi mettere subito quello lì. Abbiamo sbagliato tutto. Mi sa che abbiamo perso. Aspetta, Mazza, ho un'idea. Vendo questo. Lo vendo. Aspetta. Ah, e non ho abbastanza soldi comunque, mi sa. Quanti ne ha? 100 euro. Vendo io questo. Vendi. E lo vende. Vendi! No, ma lo che da, non posso venderlo, zii! Perché mi chiami zii? Non... C'è il muro! Aspetta! Oddio! Zio! Lenzkowski! Speriamo che riusciamo... 150... Bravo, cos'è? Il laser? Laser? Hai messo a controllo? No, è solo... Ok, senti... Si gira. Allora, adesso io sto per farmare i miei soldi, ok? Ok, i primi soldini, lo andiamo a mettere anche questo di qua. E mo iniziamo un pochino, Comunque io ti dico, allora, secondo i miei calcoli, quelli con lo shield, quelli pesanti vanno messi all'inizio, i laser, quelli un po' più in là. Sì. Dici? Sono black. Ah, ok. Allora, io qui vado a mettere questo Maze Crumb che può togliere ben 50.000. Guarda come li ammazza. Può fare tipo un super colpo che ti leva veramente tanto. E in quel caso sarebbe veramente extremely incredible. Ma adesso, allora, noi dobbiamo piazzare più laser possibili. Che questi laser mi piacciono veramente molto. Solo che bisogna piazzarli con intelligenza. Bisogna piazzarli con il range. Oh mio nonno. Non è tuo nonno, però è veramente swag. Guarda qui che chiari. Lo stiamo proprio sciogliendo. Un gioco da ragazzi. Scommetto che una volta ucciso ci darà un sacco di soldi e io potrò potenziarmi il camera spider. Oddio, è sbucato anche il tuo coso. Sì, l'ho messo, però mi sembra un po' un deficienza. No, tranquillo. Allora, perfetto, abbiamo tanti soldi. Tanti. Ma non ho niente, ma io ho 400 euro. Vabbè, hai detto niente, io sono pochi. 800, vai! Ho upgradato il tizio, che è veramente forte adesso. Allora, Gigino, potenzia un po' questi qua, gli shield cameraman, all'inizio. Attenzione a sti mini gantoilet, che stanno facendo un po' troppa strada per i miei gusti. Tranquillo, qua, che pensi mi? Oh, guarda che sto qua c'hanno 50.000 di vita, 50.000! 50.000, non è poca 50.000! Meno male che ci sta il mio camera spider che lo insegue proprio! Cioè, è assurdo! Guarda qui come lo sta praticamente blastando! Sì, distrutto! E qui ce ne sono altri! Oh, cavolo! Abbiamo un problema! 80.000! Questo potrebbe essere un problema! Sì, un problema bello grosso! Io direi di piazzare uno di questi! Ci vado a mettere target strongest. Oddio, mi sa che ho fatto una cosa intelligente. Tu quando piazzi una cosa puoi anche specificare quali truppe, quali nemici colpire, se quelli più forti, i primi che vedono. Però solo quelli epici. Vabbè, però può essere comunque strategico in certi casi, questo qua ci può dare sicuramente una mano. Andiamo ad upgradare sicuramente questo laser. E oddio, lì ci siamo preparati anche per dopo, ma stiamo attenti perché questi passeranno di sicuro. Sì, mamma mia, quanta gente sta passando, aiuto! Mutant Toilet 2.0 da 200.000 di vita! Dobbiamo iniziare a piazzare la roba qua dietro, io te lo dico! Dici? Sì. Vabbè, l'importante, GG, è che qui riusciamo a togliere tutti quanti questi qua, Strongest, ok. Vai, spacca tutto. Sì. Allora, qua tanto arrivano solo i più forti qua giù. L'importante è che riusciamo a distruggere... Cos'è questo coso che dorme? Chi è? L'ho messo io, non so cosa fa. Ma come? Sta dormendo! Allora... Sta dormendo! Allora, qui davanti non c'è proprio niente. Ci sono soltanto dei laserini che possono sì aiutarti, ma dobbiamo stare attenti. E nel frattempo sta arrivando sempre più gente! Quanti mutant toilet ci sono? Allora io ho un problema perché io ho finito le robe da piazzare. Allora bisogna solo upgradare, Gigino. Bisogna solo upgradare. Max, qua alla fine non c'è nessuno. Ma tranquillo, che mo basta che li distruggiamo questi qua. Che è questo da 50.000? Ma il tuo cane quanto range ha? Sta finendo il range. No, tocca vendere quelli di prima, vendi! Muoviti! Oddio mio, piazza! È finito. È morto!
Perché è morto? Non chiedono. Però l'importante è che siamo vivi. Vabbè, qui dura poco, però. Zitto, tu devi crederci. Quanti metto un laserone. Upgrade. Pam. Upgrade il più possibile. Ho messo della gente qua alla fine, Ok, vabbè, tu fai tu. Ma quanti ne sono? No, è veramente endless. Fammi rimuovere questo qua che dorme, per favore. Rimuovi quelli schifosi che non servono a niente. Rendili tutti potenti, rendili tutti fortissimi. Mamma, no, vabbè, ma GG, questi qua. No, qua sono meglio gli shield, perché levano di più. Mi sa che penetrano. Penetrano proprio duro. Penetrano, è proprio tanto. Aiuto, e io non so cosa fare. Qui io veramente grazie. Va bene, però abbiamo raggiunto la wave numero 30. Ciao ragazzi, infinite volte. Madonna, era uscito quello là da un milione di vita. Quando ero sull'account Blax non era così difficile. Oh, però abbiamo preso bene 216 monete e abbiamo superato 30 wave. Scrivetemi qui sotto nei commenti qual è stato il vostro record. Se questo video vi piace, sicuramente potremo fare delle cose che ci aiuteranno a migliorare e faremo altri video proprio su questa modalità. Max? Ehi! Credo di aver sculato. Oh! Ma quanto toglie? Toglie tanto. Madre mia! Vedi, GG. Cioè, a livello massimo toglie 1400 danni ogni 2 millisecondi. Madre, ma allora ecco a cosa serviva la pozione della fortuna. Wow, posso solo dire wow. Allora io adesso vado a... Mamma mia, che schifo sto coso, che schifo. Io adesso mi vado a prendere 1000 monete. Anzi, ne vado a prendere un po' di meno, perché non voglio spendere tutti quanti i miei Robux. Faccio così, ok? Faccio così e ok. Poi faccio così, così arrivo a 1000 e voglio summonarmi altri 10. Magari sculo anche io. 3, 2, 1, vai! No, così detto. No, niente, vabbè, signor Hator, c'è solo quella brutta parola che ho detto, perché non ho sculato niente. Max, vabbè, raga, che c'è? Guardami. Dove sei? Dietro. Ma perché hai un albero nel culo? Vabbè, ragazzi, andiamo! Questo video finisce qua, è passata praticamente un'ora. Abbiamo fatto progressi importantissimi. Ci vediamo nel prossimo video e ciao ragazzi, bye!